Sta caricando. Ci vediamo domani per il video. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi per la prima volta portiamo una collaborazione con questa ditta, Leader Pro, che ci ha gentilmente donato questo prodotto per appunto poter fare un video. È un prodotto che possiamo utilizzare sia in casa ma anche fuori, per esempio per pulire la macchina o il divano, il computer, la tastierina che magari è più complicato a pulire. In dotazione abbiamo un altro filtro appunto per questa scatolina che contiene tutta la polvere o le cose che la macchina aspira, un trasformatore e la sua base per poi essere caricata da qua dietro. Allora, la carica dura 8 ore e ha un'autonomia di 30 minuti circa. Posso dire che l'abbiamo già provata, è abbastanza comoda, fa il suo lavoro. Possiamo trovare questa macchina su Amazon a più o meno 100 euro. Arrivato a questo punto vi faccio vedere come funziona. Possiamo piegare questa parte appunto per poterla conservare meglio. Da questo tastino possiamo staccare da tutta la base e avere solo la parte per poter andare ad aspirare, che so, un divano, a quello che vogliamo. Il prodotto mi sembra molto compatto, molto resistente ed è molto carino, abbastanza gradevole. Si può staccare questa parte inferiore che ha delle spazzole. È una figata perché si illumina pure con dei LED, quindi vedi, anche se c'è poca luce, riesci a vedere la polvere o quello che devi aspirare, capelli. Questo poi rimane così piegato, potete posarlo se non vi interessa. Lo rimondo. Ok. E questa è l'aspirapolvere per casa. Molto leggera, molto carina. Qua dietro c'è un bel cuccio. Ok. Lo andiamo a prendere. Ok, cosa facciamo? Andiamo ad incastrare questa cosetta qui e iniziamo ad aspirare. Ok ragazzi, per questione di comodità abbiamo spostato alcune cose per farvi vedere appunto come funziona il prodotto. Allora, ci sono tre velocità: si preme il pulsante e si può gestire i tre livelli di velocità. Partiamo con il caffè. Ecco, continua a girare qui dentro perché ovviamente non c'è un sacchettino, poi questa parte andrà pulita.
ragazzi, alla fine di tutto si può staccare il beccuccio, andare a sgangiare questa parte, togliere il filtro. Guardate quanta polvere abbiamo accumulato. Questa parte si può lavare anche con l'acqua, l'importante poi è farla asciugare per bene per evitare problemi con la macchina. Grazie per l'attenzione, mi raccomando lasciate un like, condividete questo video e iscrivetevi tutti se volete vedere altri video simili o comunque ASMR.